faccio la stessa domanda a tutte e due: che cosa vi aspettate da questa esperienza, cosa rappresenta per la vostra carriera essere oggi qua a Empoli, e quali saranno le vostre, quali sono le vostre attitudini principali, se ci raccontate un po' di voi. Comincio io? No, per primo sono molto contento di essere qua. Per me l'Empoli è un grande club, lo sapete anche voi, è un club che ti fa migliorare. Ci sono stati tanti giovani che poi sono riusciti a fare il salto, e io qua cerco ovviamente di migliorare me stesso e di dare il massimo, il 100%, partita dopo partita. No, intanto da toscano è un onore, un piacere incredibile, insomma Empoli fin da ragazzino lo senti sempre, sì, che per me è proprio un grande piacere essere in questa piazza. È una piazza importante che insomma punta a ritornare nel grande calcio, e quindi cercherò di dare il massimo e di migliorarmi a livello personale, dando una mano ovviamente a tutti. Chiedo a Gioia, tu conosci la Serie B, l'anno scorso hai fatto un ottimo campionato a Brescia. Il mister prima parlava di motivazione, dell'importanza delle motivazioni, del carattere. Tu sei arrivato oggi, però domani si torna su te a giocare, anzi inizia su te a giocare. Ti chiedo se sei d'accordo, cioè quanto conterà appunto questo discorso di motivazione, di carica, di rabbia, anche di vinta in un campionato come questo. Sì, infatti l'anno scorso ho fatto già un anno di Serie B e io sono venuto dalla Svizzera, della Serie A lì in Svizzera, e io dico che la Serie B è un campionato molto tosto, molto competitivo, si dice, mi sa, e cioè se non metti la grinta, se non metti la motivazione o la voglia, questo campionato ti fa capire subito che non andrai da nessuna parte, perché è un campionato dove ci sono tante squadre anche simili, e è un campionato che ogni squadra può battere l'altra, cioè imprevedibile, dico. Quindi la motivazione, la grinta, la rabbia di conquistare qualcosa deve esserci, sicuro. Sì, ho una domanda per tutti e due. Avete due storie molto diverse, però c'è una cosa in comune, no? Quella dei viaggi. Giorgio è nato in Sudafrica, qui abbiamo avuto un nome, se non sei neanche il primo sudafricano per la Serie dell'Empoli, poi Svizzera e Italia. E invece Polvani è stranissimo, cioè giocavi a pochi chilometri da qui, ma per arrivare a Empoli sei dovuto passare da Ferrara. È vero. Quindi se ci raccontate un po' cosa è successo. No, niente, è un giro un po' strano che è stato. Via, l'anno scorso Pontedera. Poi c'era stato un po' di colloqui con l'Empoli, però è arrivata la chiamata della SPAL improvvisa e fulminea, quindi abbiamo chiuso per là, anche se poi sapevamo insomma che sarebbe stato temporaneo per un prestito, come è successo qui, un'altra compravendita. E niente, quindi poi l'Empoli si è rifatta avanti e ho preso la palla al balzo. No, io invece sì, sono nato in Sudafrica, poi ci siamo trasferiti in Svizzera quando avevo 5-6 anni. Io però sono svizzero, cioè i miei genitori sono... Ti senti anche svizzero? Sì, sì, per me, cioè i genitori sono svizzeri, però la Sudafrica comunque per me fa una grande parte della mia vita, perché è nato, ho cresciuto là, ho anche imparato, cioè parlo l'inglese. E niente, poi ho cominciato a giocare in Svizzera e... dal Zurigo, poi mi sono trasferito in Italia alla Juventus, poi sono ritornato lì in Serie A a fare un po' di esperienza, poi ho voluto ritornare in Italia perché comunque l'Italia come calcio è avanti, e io qua volevo fare le mie esperienze, e adesso l'anno scorso ero a Brescia e quest'anno sono veramente contento di poter fare un passo in avanti con l'Empoli. Allora, io chiedo a Joel, insomma, sei venuto qua sulla carta per fare il titolare, insomma c'è stato anche un avvicendamento sulla fascia destra, adesso ci siete tu e Zappello, insomma, se ti senti questa responsabilità e se sei pronto.
E allora adesso invece chiedo questi pochi giorni, mettiamo così questa poche settimana alla SPAL, che cosa gli hanno lasciato? Allora, io comunque qua devo, prima devo dimostrare di poter fare il titolare, cioè prima devo fare allenarmi bene, poi quando il mister mi darà l'occasione di giocare, di dare il massimo, di poter fare il meglio possibile. E poi certo, secondo me devi essere un po', cioè non devi essere ambizioso di voler giocare titolare, e darò di sicuro il 100% e cioè il massimo impegno di raggiungere questo obiettivo personale, dico, e poi dare una, e poi dando una mano alla squadra, ovviamente. Niente, questa settimana alla SPAL, insomma, mi hanno fatto vedere un po' un altro calcio, il calcio quello che si sogna da bambini, insomma, c'è maggiore qualità rispetto, ovviamente venivo dalla Lega Pro, ovviamente c'è maggiore qualità, c'è maggiore velocità di gioco, e penso che comunque sia, anche se è stato solo un mese e mezzo, mi abbia aiutato veramente tanto. Lorenzo, ti lascia alle spalle un campionato importante, fra virgolette, come la Lega Pro, dove hai fatto delle cose veramente ottime e hai dimostrato di meritare il salto di categoria. Potrebbe essere un punto di partenza per fare ancora un salto di categoria. L'ambizione e la speranza è quella, poi ora sta a me. Comunque, le premesse ce l'hai tutte, secondo me. Grazie. Poi. Buongiorno. Allora, prima a Polvani, è una cosa molto breve, tecnica, sei un difensore, no? Quindi fascia destra, tutto quanto. Quindi trovi meglio, diciamo, come centrale la difesa 3 oppure come terzino destro la difesa 4? A Pontedera negli ultimi 3 anni ho sempre fatto a 3 il centro-sinistra. E per assenza anche il centrale. Penso che sia per me sia più naturale centro-sinistra, magari più sull'uomo invece di. Però all'evenienza non ci sono problemi. Joel, sì. Buongiorno. Allora, difensore, quindi anche molto attivo, molto, diciamo, cioè bene in velocità, così ho preso dalle tue caratteristiche, da quello che si scrive in te. Quindi ti trovi meglio un terzino destro oppure un esterno di centrocampo sulla fascia destra? Allora, a me piace tutte e due. Io lì non, cioè mi piacciono tutte e due, se devo essere sincero. Sì, lì dove mi mette il mister, io gioco. Poi sì, mi piacciono tutte e due. Il quinto, il quarto, sì. Speriamo. È una battuta, chiaramente, questa è una battuta. Grazie di tutto. Scusate. No.